Benvenuti al secondo video di Scuola di Modifiche. Altre motivazioni un pochino più nobili per le quali ho deciso di fare questi video. Io mi ricordo quando ero ragazzo, ragazzino, adolescente, le macchine modificate, Renault 5 Turbo, la 1 Turbo, la 75 Turbo, 75 V6, l'M330, il 320S, erano tutte fissazioni che avevamo noi, senza parlare di moto, motorini e cavoli vari. Attualmente vedo che le nuove generazioni, non che sbagliano, ma sono appassionate ad altro. Hanno tralasciato completamente questo che era una passione, diciamo, radicata in tutti noi, perché chi è che non aveva il babbo, lo zio, il cugino, il fratello maggiore fissato con le macchine? Tutti. Adesso vedo che queste nuove generazioni si concentrano su altre passioni e non sarebbe neanche male questo, perché l'essenziale è averla una passione. Il problema è che questa passione su cui loro dedicano tutto ciò che hanno è una passione che non esiste, aleatoria, fittizia, e sono i videogiochi. Questi videogiochi con cui tutti questi ragazzi, adolescenti, bambini sono fissati, di fatto non esistono. Basta che collassa un server in America o va via la corrente, game over. Si ritrovano sperduti nel vuoto, nel nulla. Quindi, con Scuola di Modifiche, che cosa voglio fare? Io voglio creare la macchina di Fortnite. Perché la macchina e perché di Fortnite? Fortnite è il videogioco che attualmente, negli ultimi mesi e probabilmente nei mesi futuri, sarà quello che avrà maggior successo, il più seguito. Ed è questo che comunque toglie i ragazzi, li distoglie da quello che possono essere passioni materiali e solide, reali, come le macchine. Quindi, che cosa ho deciso di fare? La macchina di Fortnite sarà una macchina che, dopo che Scuola di Modifica avrà curato tutta la parte meccanica della macchina, modificandola come vorrete voi, e questo lo spiegherò nel video successivo, questa macchina avrà una livrea, la colorazione, la carrozzeria, insomma chiamatela come vi pare, la parte esteriore, che sarà scelta da voi ragazzi, da voi giocatori assidui, da voi gamer, da voi campioni di Fortnite. Voi tutti, dopo, con dei sondaggi su Facebook ed altre modalità di scelta, andrete a compilare tutto ciò che è la parte estetica, colorazione di questa auto. Ne curerete la skin come il vostro personaggio di Fortnite. Voi direte, ma come fai a fare ciò? Io ho già preso contatti con l'Epic Games, e ho detto, ma se io creassi un gruppo di video o un gruppo di iscritti, un gruppo di follower, come li volete chiamare, appassionati di Fortnite, che decidono di realizzare una vera macchina che funziona, che esiste, di ferro reale, che vesta una skin relativa a quelle del gioco, hai visto, c'è il guerriero, c'è la banana, c'è lo zaino col criceto, c'è tutte quelle stronzate del personaggio di Fortnite. Se noi creiamo una macchina così, e noi la creeremo materialmente, e ci sarà la relativa riuscita in termini di iscritti, mi piace e visualizzazioni, la Epic mi ha risposto alla mail e ha detto che prenderà in seria considerazione la possibilità di inserire questa autovettura all'interno del gioco, come, non so neanche il nome corretto qual è, bonus, non lo so, come mezzo che salite sopra col vostro personaggio che non esiste, sulla macchina che non esiste, sparate col fucile che non esiste, proiettili che non esistono, ad altre persone che non esistono. Ma la macchina esiste. Quindi, se riusciamo a fare iscritti, visualizzazioni, like e follower, alla fine della serie di video la macchina verrà realizzata. Voi sceglierete la skin e la Epic prenderà in considerazione l'idea di inserirla all'interno del gioco, con il logo Scuola di Modifiche e la skin che sceglierete voi.